Esatto, allora che succede? Partiamo dai più, diciamo, antichi, perché questi sono stati restaurati così, sono antichi. Che succede? Questo l'hai restaurato tu? Sì, questo è il restauro fatto, compreso l'innesto, perché era stroncato il manico, ma ho trovato solo il pezzetto così, perché era rimasta nella stalla di quei contadini, addirittura di quella signora che io ho visto, questa era rimasta appesa nella stalla delle bestie. Questo ci dimostra perché una parte durante l'inverno lavoravano alla luce col lume a petrolio, addirittura nella stalla delle bestie, dove si riunivano anche gli uomini per giocare a carte eccetera, perché c'era il caldo del fiato delle bestie. Chi era questa signora, se la ricorda? Sì, si chiamava Meoni Ginetta. Erano originari del villaggio, diciamo, di Frattavecchia, lei e il marito, e venuti proprio a abitare vicino a me, qui a Pozzolo, veramente, è vero. Era nata nella fine, verso il 1885, in questo genere, mi ricordo la data più o meno così, col marito, veramente, è vero. Era una professionista in materia di quell'epoca. Allora, viene presa un'asta di legno, veniva presa, d'accordo? Due erano i sistemi. Una parte veniva incisa in due punti l'asta di legno, e ci venivano inseriti addirittura delle piccole stecche di legno molto fine. Normalmente, in parte, veniva usata la canna spaccata, affilata addirittura, per verde, perché da verde è così il legno, poi veniva chiuso col filo, ora io l'ho incollato perché all'epoca non c'avevano modo, lo legavano col filo addirittura. Un'altra parte invece, senza fare l'incisione addirittura nel fusto, che veniva proprio appoggiate tutta una serie di stecche e legate direttamente con un filo finissimo di ferro, poi a quel filo di ferro sopra, perché non fosse rigido, lo ricoprivano col filo o con una corda, in modo che fosse più e non avesse attaccato per la lana. Normalmente veniva fatto con questo sistema qua, questa specie di carciofo, perché la parte sopra appoggiava una parte qui, non la grossa parte qui, ma questa faceva da supporto, questa parte che scivolava, mentre loro la tiravano scivolava e non si scardinava la lana, non si posava, riveniva sempre giù senza che si strappasse. Ecco perché, così dice, ma perché hanno fatto? Aveva un perché veramente. Mentre l'altra rocca invece, esatto, mentre la canapa era già come il cotone, come le materie vegetali, addirittura da filo, addirittura aveva già una filatura molto più lunga, viceversa della lana, perché ovviamente la lana è tutta cosa. Che succede? Allora, non aveva bisogno di essere tutt'altro che chiusa in quel modo, perché non doveva compattare la lana, ma veniva attorcigliata un po' così, e questa già bastava così, anche perché facilitava più l'operazione di scendere, addirittura con tutto il processo che facevano per la canapa. Che io l'ho visto usare personalmente da bambino questo oggetto intorno al fuoco, nel grande focolare di famiglia delle case dell'epoca, da questa signora, unicamente, perché poi non lo faceva più nessuno, è passato già quelli al filatoio addirittura. Ebbene, che io ho visto proprio con tutta la lana, questo qui funziona, fare tutto, dalla filatura, raccoglierla nel fuso, fare il gomitolo e poi da lì fare addirittura i calzini, diciamo, no? Una parte che venivano fatti dei calzini che si chiamavano solette, perché facevano una parte dell'avampiede e fino sotto il tallone addirittura, poi quella parte, perché teneva più calda, quindi consentiva meglio anche camminare con gli zoccoli, perché gli zoccoli dei contadini avevano di fondo di legno, l'altra parte veniva fatta con un altro tessuto molto più fine addirittura, che fasciava un po', diciamo, il corpaccio. Ecco, quindi posso dire queste cose, e che questa si chiamava rucca, con un proverbio curioso che dice: la rucca e il fuso, fino all'uso, voleva dire che era una professionalità. E questa mi è rimasta una cosa impressa da bambino, che ho avuto la fortuna di poter vedere addirittura personalmente, e mi ricordo, ecco, questo è, ad esempio, posso dire, la caratteristica.